C'è una cosa che accomuna tutti gli scontri tra Israele e i palestinesi che hanno, diciamo, accompagnato gli ultimi 50 anni di storia dello Stato ebraico. Ecco, a un certo punto, quando Israele è impegnato sul campo, come ad esempio la guerra del Kippur, ma in altri conflitti con i palestinesi, decide a un certo punto di delegare l'intervento risolutivo e decisivo per chiudere il conflitto a un'unità speciale dell'esercito, la Sayeret Matkal, che è all'apice dell'IDF, appunto l'esercito israeliano, e che già in passato è stata impegnata in diverse operazioni per liberare gli ostaggi, come ad esempio nel caso dell'operazione Entebbe del 1976, quando un'unità appunto speciale, di cui faceva parte anche il fratello dell'attuale premier Benjamin Netanyahu, andò in Uganda e liberò decine di ostaggi presi a tradimento dai terroristi palestinesi. Tra l'altro, in quell'operazione Yoni Netanyahu perse la vita. Bene, in queste ore questa unità speciale potrebbe essere la chiave per risolvere la guerra che è scoppiata in questi giorni. E dunque noi abbiamo fatto un viaggio all'interno dell'unità speciale israeliana, spiegandovi come ci si arruola, quali sono i ruoli all'interno e soprattutto quali sono le strategie attuate per liberare gli ostaggi. Trovate tutto su liberoquotidiano.it al link qui sotto.